Che bella cosa una giornata sole, aria serena dopo una tempesta, e l'aria fresca pare già una festa. Che bella cosa una giornata sole. Penso che uno come, cioè personaggi come Llorens e gente di questo genere, si trasferisce in Paraguay, fa un trasferimento lento, nel senso che dura diversi anni il suo trasferimento. In questi anni a poco alla volta porta quantitativi di denaro che tutti insieme formano cifre enormi. Non sé nada perché nunca nadie hizo esto, entonces no quiero tocar este tema. Poi se uno corrompeva, cioè era amico di Strosser, corrompeva le autorità doganali paraguayane, non ci voleva mica molto a entrare. Non quiero hablar sobre eso. Siamo in Bologna, in fronte alla carcere di massima sicurezza d'Essa, dove sta preso uno dei loro leader della mafia, il signor Gerardo Cuomo, perché hai molto dinero che fu invertito in Sud America e soprattutto in Paraguay. Che mentira! Pubblicarono por todo lado, mismo sobre mí cualquier cosa. Avevano quantitativi di denaro enorme, quindi mettevano a disposizione dei trafficanti di droga, li facevano da banca. È possibile che in certi momenti li abbiano fatto addirittura da banca, avevano dei buoni canali per far girare il denaro fuori, diciamo, dai canali legali. E quindi questo è possibile che gli sia riuscito e che siano diventati per certi versi utili, se non indispensabili, ai trafficanti di droga. E los contrabandistas hicieron acuerdos con la mafia del mondo para que la mafia utilice su calle, su ruta de tráfico, que estaban seguras, estaban bien organizadas. No, mira, esto por favor, esto es mi vida privada y no quiero entrar. Era quasi inevitabile il contatto tra il mondo del traffico di sigarette e quello della droga. E nel pensamento della gente il delitto del contrabbandista non è un delitto. È il delitto di vendere droga, sì, è un delitto grave. Che ladre perro e poi vamo a vedere come si soluziona la cosa. Quando la mafia entra nel traffico di sigarette, diciamo, applica al traffico di sigarette le stesse norme e regole, diciamo, del traffico di droga, cioè violenza, scontri, cioè chi fa un errore viene ucciso. No, non mi hablaron nunca di nada a questo tema, non quiero hablar sobre il tema che non mi compete, non competía a nadie, non conosco nada. La prima volta viene sterminata una famiglia di contrabbandieri toscani, mi pare, a Viareggio, semplicemente per un carico andato perduto, ammazzando moglie, figli, tutti, cioè una cosa terribile. Che non si era mai vista nel traffico normale di sigarette. Muchos ladrones, muchos contrabandistas, muchos delincuentes en general, y también, no solo, también terroristas, también brigatistas italianos, se volvieron en Sudamérica, donde se puede vivir tranquilamente, porque sabemos un poquito todo que es mucho más fácil corromper a personas. Por favor, por esto no me llame. Por favor, ya, no se meta en mi vida privada. Por favor, paramos acá. Che bella cosa, una giornata sola.